Circa un migliaio di residenti e consiglieri comunali d'opposizione sul piede di guerra a Pescara contro la decisione del comune di realizzare un asilo nell'unica area verde attrezzata in via Fornace Bizzarri. L'amministrazione comunale ribadisce che il progetto è già stato finanziato e che non si può tornare indietro e che il parco sarà costruito altrove. I cittadini però non si fidano, i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle trovano un documento dal quale emerge che l'area adibita ad edifici scolastici e un'altra. Si tratta di un'area del vecchio accordo di programma COCEA che è stato realizzato nel 2001, che aveva lasciato un'area a prato, oggi occupata in parte dalla nuova chiesa evangelica, in parte ancora libera, e ci siamo divertiti a fare un piccolo schizzo per dimostrare che i 600 metri quadri che Masci vuole fare togliendo un'area verde attrezzata come questa, con piante che sono state fatte piantare dal comune circa 15-18 anni fa, lì si può realizzare tranquillamente, quindi avendo sia il nuovo asilo sia il parco che la cittadinanza chiede di non occupare con nuovo cemento. Intanto i residenti continuano a raccogliere le firme, che al momento sono circa 1.000, e annunciano una protesta ad oltranza fino a quando l'amministrazione comunale non farà un passo indietro. Abbiamo scoperto, e adesso comunque approfondiremo l'argomento, che c'è un asilo nido in costruzione in via Socrate abbandonato, per il quale sono stati spesi 4 milioni di euro. Cioè, questo è il solito scempio all'italiana. E noi non vogliamo assolutamente che si distrugga questo parco soltanto perché arrivano a pioggia questi soldi dal PNRR, che magari potrebbero essere spesi in modo molto più mirato, per qualcosa di più utile e soprattutto che non vadano persi come al solito, come tutti gli altri fondi che ci arrivano dall'Europa e dallo Stato, e si impari ad usare il buon senso quando si fanno le cose. Questo voglio soltanto dire. Poi basta girarsi, guardare questo parco e vergognarsi a chi, senza neanche aver messo mai piede qui, ha visto un pezzo verde su un pezzo di carta e ha deciso qui, fregandosene di tutto e di tutti.